Pagina 16, numero 1. Pagina 16, numero 1. Sul mercato si scambiano due beni ed esistono 50 consumatori aventi reddito M uguale 10.000 e funzione di utilità U uguale 100, questo su 1 elevato un mezzo, questo su 2 elevato un mezzo. Chiamiamoli consumatori di tipo A e quindi NA uguale 50. Ed esistono 50 consumatori, chiamiamoli di tipo B, NB uguale 50, aventi reddito M uguale 50.000 e funzione di utilità U uguale 200, x su 1 elevato 2 terzi, x su 2 elevato 1 quarto. Determinare le funzioni di domanda di mercato dei due beni. Dobbiamo applicare quello che abbiamo detto qualche minuto fa. La funzione di domanda di mercato è x su 1 uguale sommatoria di x con i, in questo caso con i che va da 1 a 100. X con 1, scusa, x con 1 con i, e x 2 è uguale la sommatoria di x piccolo con 2 con i, con i che va da 1 a 100. In questo caso però siamo facilitati perché ci sono 50 consumatori di tipo A e 50 di tipo B, e quindi questo è semplicemente 50 x con 1 A più 50 x con 1 B, e questo è uguale a 50 x con 2 A più 50 x con 2 B. D'accordo? Dobbiamo calcolare x1 e x2 con A e B. Come li calcoliamo? Soluzione del problema della scelta ottima del consumatore. Iniziamo da quelli di tipo A. Qua scriviamo il sistema generico, che è sempre lo stesso, x1 più 2x2, e qui scriviamo invece p1 p2 uguale du su dx1 diviso du dx2. Iniziamo da quelli di tipo A e quindi il sistema diventa 10.000 uguale x1 p1 più x2 p2 p1 su p2 uguale du su dx1, cioè 100 per un mezzo x1 meno un mezzo x2 un mezzo diviso du su dx2, cioè 100 per un mezzo x1 un mezzo x2 meno un mezzo. E qua viene x2 uguale x1 più 1 diviso p2, e sostituendo qui dentro viene fuori 10.000 uguale 2 x1 più 1, quindi p1 cioè ci interessano le funzioni di domanda, quindi x1 uguale p1 10.000 diviso 2, cioè 5.000 diviso p1. Si sostituisce qui dentro e viene x2 uguale 5.000 diviso p2, e questi sono x1 e x2 con a. Li scriviamo qua, x1 con a uguale 5.000 diviso p1, x2 con a uguale 5.000 diviso p2. Proviamo? Domande? Allora, dobbiamo fare la stessa cosa per i consumatori di tipo B. Quindi facciamo prima, non saltiamo passaggi, in questo ora siamo stanchi, e quindi scriviamo M 50.000 uguale x1 p1 più x2 p2, p1 su p2 uguale 200, 2 terzi, x1 meno un terzo, x2 un quarto, 200, un quarto, x1
non è X1, due terzi ma un terzo, meno un terzo. Quindi X1 due terzi, X2 meno tre quarti, da cui questo va via con questo passa l'otto sopra, questo va via con questo va via con questo, e quindi diventa X2 uguale 3 ottavi P1 P2 e X1. Sostituiamo lì dentro e viene uguale dunque 3 e 8, 11 ottavi P1 X1, cioè X1 uguale 50.000, lasciamolo così, per 8 undicesimi, e poi ci va 1 su P1 sotto, da cui qui invece viene X2 uguale 50.000 per 3 undicesimi, e poi ci va 1 su P2 sotto. Qua distinguiamo come X1 con B uguale quella roba lì, 50.000 per, abbiamo detto, 8 undicesimi, 1 su P1, e X2 con B uguale 50.000 e 3 undicesimi, 1 su P2. E a questo punto possiamo fare la somma, e viene X1 grande, mettiamo in evidenza il 50 e mettiamo anche in evidenza il P1, e poi qui abbiamo 5.000, potremmo anche mettere in evidenza il 5.000, ma insomma è la stessa cosa, più 50.000 per 8 undicesimi. Vabbè, si fa il conto se vogliamo farlo, oppure lo lasciamo così e viene quello che viene. E qui viene X2 grande, mettiamo sempre 50 in evidenza, su P2 che c'è dovunque, e qui ci mettiamo, rimane 5.000 più 50.000 per 3 undicesimi e basta. D'accordo? E questa è la soluzione dell'esercizio. Domande? Oh, questa è già la soluzione, tra l'altro, se volete risparmiare tempo, la scrivete così, è già la soluzione, cioè non c'è bisogno neanche di fare altri campi. Va bene? Domande? Chiaro per tutti? E allora andiamo avanti e risolviamo l'esercizio a pagina 1, numero 2. Allora, un consumatore spende tutto il suo reddito per acquistare tre beni. Le quantità domandate e i relativi prezzi sono riassunte nella seguente tabella. I tre beni sono ABC, quantità e prezzi, 220, 170, 80, 5, 10, 15. Si calcoli la misura dell'elasticità della domanda del bene A rispetto al suo prezzo date le seguenti ipotesi. Il prezzo del bene A aumenta del 20%. Scriviamolo qui, là. Il primo, il prezzo aumenta del 20%, cioè il nuovo prezzo è uguale a... Conti, dovreste essere bravi quando andate a comprare per saldi. Il prezzo aumenta del 20%, cioè il nuovo prezzo è uguale a... Quanto è uguale il nuovo prezzo? 6. Allora, cioè, sono chi avrà a che fare con questo mestiere?
Quando si parla di soldi deve essere proprio 20%, 5, 6, come dire 6 per 4, 24, stessa cosa, cioè, non so come trasmettervi questa necessità di riuscire molto velocemente, ci vuole un po' di allenamento, però insomma. I prezzi degli altri beni si mantengono invariati, quindi questo è il 10 e questo è il 15 e il reddito del consumatore si mantiene invariato. In seguito all'aumento del prezzo del bene A, il consumatore domanda, quindi mettiamo qui Q', 220 unità del bene B e 70 unità del bene C. Ok, cominciamo a calcolare l'elasticità. Vi ricordo che l'elasticità sarà uguale a meno delta Q percentuale Q di A diviso delta PA percentuale, questa è l'elasticità della domanda di un bene rispetto al suo prezzo e quindi pure il segno meno. Qui non possiamo riapplicare la formula dell'elasticità attuale, abbiamo solo il punto iniziale e il punto finale, non c'è niente in mezzo, quindi possiamo scrivere uguale a meno punto finale e il punto primo QA' meno QA diviso QA' più QA per PA' più PA diviso PA' meno PA. Questo l'abbiamo, questo non l'abbiamo, è quello che manca qui dentro, no? E dobbiamo calcolarlo. Come lo calcoliamo? Invarianza del reddito tra punto iniziale e punto finale. L'esercizio si dice che inizialmente il consumatore spende tutto il suo reddito per acquistare i tre beni, il che significa che il reddito del consumatore M sarà uguale a QA più QB B più QC C. Mettiamoci i numeri, 5 per 2200 più 170 per 10 più 80 per 15, 1100, 28, 1002, 4000. Questo è il reddito, 4000. Deve essere uguale anche al reddito finale, quindi sarà uguale a Q' A per P' 6 più 220 per 10 più 15 per 70. Reddito iniziale uguale reddito finale, quindi QA' uguale 4000, questo è 2,2, questo è 1050, quindi 3,250, 7,50 diviso 6. E questo fa 125, quindi QA' è 125. E a questo punto possiamo sostituire qui dentro e ottenere uguale a meno 125 meno 220 diviso 125 più 220 per 6 più 5, 6 meno 5, uguale a meno 95 diviso 345 per 11, che fa 1045 diviso 345 che fa 3, virgola 45, 90, 1035, direi 303, però controlliamolo, eh. Quanto fa? 1045 diviso 345. 303. Quindi 303 è il valore dell'elasticità, d'accordo? Allora, rispondiamo alla seconda domanda. È chiaro come siamo arrivati al di là dei calcoli? Andiamo alla seconda domanda dell'esercizio. Si supponga che l'elasticità della domanda del bene A rispetto al reddito del consumatore sia pari a 2. Quindi l'elasticità del bene A epsilon di A rispetto al reddito sia pari a 2.
Si supponga inoltre che il reddito si riduca del 10%, delta M percentuale uguale meno 10%. Si determinano le quantità domandate del bene A al nuovo livello di reddito prima e dopo l'aumento del prezzo. Attenzione, non possiamo utilizzare lo stesso metodo, perché l'esercizio nulla ci dice rispetto alle quantità del bene B e del bene C. D'accordo? Quindi lo stesso metodo non può essere utilizzato, ma ci viene in soccorso la definizione di elasticità, che è uguale a delta Q percentuale diviso delta M percentuale. Da cui delta Q percentuale, lo scrivo qui, è uguale a l'elasticità epsilon M di A per delta M percentuale. E quindi uguale a 2 per meno 10%, uguale meno 20%. Quindi la quantità di A diminuisce del 20%, il che significa 220 meno il 20% che fa 176, 2 per 8 16, 2 per 8 16 è 1,17, e 125 meno il 20%, l'80% di 125, che non c'è neanche bisogno di fare il calcolo, viene 100. D'accordo? Questo significa che diminuisce del 20%, cioè la nuova quantità è l'80% di quella vecchia, quindi dovete moltiplicare le vecchie quantità per 0,8, si viene 176 e 100. Quindi la risposta alla seconda domanda è 176 prima della variazione di prezzo e 100 dopo la variazione di prezzo. D'accordo? Domande? E allora andiamo un po' avanti e risolviamo l'esercizio 2, pagina 2, numero 1. Pagina 2, numero 1. Sia Q di P uguale a 1 meno P quadro, la funzione di domanda di un bene P, un prezzo e Q quantità. Definire per quali valori del prezzo aumenti della quantità di bene determinano aumenti del ricavo totale. Beh, qui dobbiamo solo applicare la definizione che abbiamo appena, il secondo teorema dell'elasticità, che abbiamo appena dimostrato, che ci dice che si verifica questa circostanza, aumenti, cos'è, aumenti di, che cosa chiede? No, per quali valori del prezzo? Aumenti della quantità, sì. Che ci dice che si hanno aumenti della quantità che provocano aumenti del ricavo, se e solo se è l'elasticità dunque maggiore di 1. Questo abbiamo appena dimostrato, se vi andate a rivedere quella tabella abbiamo esattamente dimostrato questo. Bene, una premessa: anche se non è detto, dobbiamo sempre risolvere questi esercizi nel campo di esistenza economico della funzione, oltre che nel campo di esistenza analitico. Questa funzione è analiticamente definita per ogni valore di P compreso tra quanto? Meno infinito e più infinito. Non è la stessa cosa dal punto di vista economico, perché ricordiamoci che devono essere prezzi positivi e quantità positive, per cui questa funzione è definita per ogni P appartenente all'intervallo. Quale intervallo? Quando Q è positivo, non è che c'è bisogno di fare tante disequazioni, si vede a occhio. Meno 1, 1. Oh, meno 1, 1 siamo d'accordo, però poi dobbiamo accoppiarla con anche il prezzo deve essere positivo, quindi prezzo positivo, quantità positiva, quindi è corretto meno 1, 1, però tenendo conto di anche prezzo positivo per ogni P appartenente all'intervallo 0, 1, d'accordo? E aveva ragione il collega, meno 1, 1, quantità positiva, P compreso da meno 1, 1. Ovviamente a noi interessa del meno 1, 1 solamente
gli intervalli in cui i prezzi sono positivi, quindi per ogni P appartenente all'intervallo secondo, questo ci servirà. Elasticità maggiore di 1, epsilon uguale meno del Q su del P, P su Q, il che significa uguale a meno meno 2P derivata per P diviso Q diviso 1 meno P al quadrato, e quindi uguale 2P quadro diviso 1 meno P quadro. Dobbiamo risolvere la disequazione epsilon maggiore di 1, quindi questo maggiore di 1. Ecco perché ci serviva quella relazione, perché siamo interessati a risolvere questa disequazione solo quando il denominatore è positivo, e quindi siamo autorizzati a moltiplicare numeratore e entrambi i membri della disequazione, chiedo scusa, per 1 meno P2 senza cambiare il verso della disequazione. Se così non fosse, ricordiamoci che dovremmo risolvere la doppia disequazione. Qui non c'è bisogno, e quindi dobbiamo solo risolvere la disequazione 2P2 maggiore di 1 meno P2, cioè P2 maggiore di un terzo e quindi P maggiore di un terzo, il che porta alla soluzione del problema per ogni P appartenente all'intervallo un terzo. Un terzo su radice, ovviamente, radice di un terzo. Radice di un terzo. Uno. E questa è la soluzione. Quindi vedete, questi esercizi, se si conosce, questi sono un po' diversi dagli esercizi di analisi degli investimenti. Qua, se si conosce la teoria, realmente che ci vuole 5 minuti per risolvere questi esercizi, perché la complessità del calcolo è veramente trascurabile, d'accordo? Però ovviamente se non si conosce la teoria diventa difficile risolverlo. Domande? E andiamo a risolvere l'esercizio a pagina 3, numero 1. Pagina 3, numero 1. Allora, si ricavi la curva di domanda per un prodotto, si hanno le seguenti informazioni. Il prezzo del prodotto è P uguale 4,5. La quantità che viene venduta è Q uguale 25. L'elasticità puntuale della domanda rispetto al prezzo in questo punto, 4,5 e 25, epsilon uguale 2,3. La curva di domanda è lineare. Pagina 3, numero 1. Bene, scriviamo una curva di domanda generica lineare. Dunque, elasticità è dq su dp, quindi scriviamola come q in funzione di p, q uguale a meno p. Ovviamente potevo anche scrivere A più BP e veniva B negativo invece di positivo, è la stessa cosa evidentemente, preferisco così, mi semplifica i calcoli. Dopodiché cosa devo scrivere? Passaggio per il punto 4, 5, 25, cioè 25 uguale a meno 4,5 per P e l'elasticità 2,3 uguale all'elasticità uguale a meno del Q su del P, del P su Q, nel punto, questo naturalmente calcolato nel punto 4,525, quindi non vale sempre questo 2,3, ma vale solo per Q, uguale 25, d'accordo? E quindi qui posso scrivere uguale a meno del Q su del P, cioè meno meno P, per P, che nel punto considerato è 4,5, diviso Q, che nel punto considerato è uguale a 25. Sistema di due equazioni in due incognite, risolvo, e viene fuori P uguale 25 per 2,3 diviso 4,5. Lo dice qualcosa. 2 e 3 è un po' di più di 4 e 7, un po' più di 12 e mezzo, diciamo 12 e 7. Quando viene? 12,7. E allora, era 12 e 8, vedete, ho sbagliato. 12,8. Allora, e A è uguale a
no, qui ho sbagliato ovviamente, è A meno 4,5B evidentemente, non 4,5P. Ho scritto, è stato un lapsus, ho scritto P, la prima equazione del punto P uguale 4,5, quindi A è uguale a 25 più 4,5 per 12,8. Sessantaquattro ci devo levare 6 e 4 55 e 6, ah, troppo, 82,6. Allora 82,6, per cui la risposta è Q uguale 82,6 meno 12,8 per P. D'accordo? Abbiamo risolto l'esercizio anche qui, vedete, non impossibile. Domande? Allora facciamo anche questo, visto che abbiamo un attimo di tempo, in più non fa male. Esercizio a pagina 4, numero 2, simile al precedente, ma insomma meglio ripetere. Vediamo se abbiamo capito. Sia Q uguale 10 meno BP, funzione di domanda di un bene, B positivo. Determinare per quale valore di B, in corrispondenza del punto caratterizzato dal valore del prezzo P uguale a 1, si hanno valori del ricavo marginale positivi e negativi. Allora, anche questo semplice, se ci ricordiamo la teoria, abbiamo appena dimostrato la relazione tra ricavo marginale e prezzo. Ricavo marginale uguale al prezzo 1 meno 1 su epsilon, ve la ricordate? Che significa che il ricavo marginale è maggiore di 0, positivi, quando è epsilon minore di 1. Il ricavo marginale è uguale a 0, quando è epsilon uguale a 1. Il ricavo marginale è minore di 0, quando epsilon è maggiore di 1. Al contrario, maggiore di 1, maggiore di 0, sì, un mezzo, quando invece è minore di 1, sì, è così, il ricavo marginale è negativo, questo abbiamo appena visto, d'accordo? A questo punto calcoliamo la nostra elasticità, epsilon uguale meno dq su dp, p su q, nel punto ci interessa p uguale a 1, questo ci sta chiedendo. Quindi meno dq su dp meno meno b per p che è uguale a 1 nel nostro punto considerato, per q che è uguale a 10 meno b per 1. D'accordo? E quindi questo è uguale a b 10 meno b. Dopodiché dobbiamo andare a vedere quanto è maggiore di 1 è uguale a 1 e minore di 1. Cominciamo dal caso più semplice. Quando è che è uguale a 1? Quando b, 10 meno b, uguale a 1. Cioè quando b è uguale a 10 meno b, cioè quando b è uguale a 5. Quindi questo è quando b è uguale a 5. Dopodiché dobbiamo andare a risolvere quando è minore e quando è maggiore di 1. Prendiamo un punto qualsiasi, per esempio il punto b uguale a 1, così non ci sprechiamo neanche a fare la disequazione. Quando b uguale a 1 è un decimo, cioè minore di 1, e quindi epsilon minore di 1 quando b è minore di 5, epsilon maggiore di 1 quando b
e maggiore di 5. D'accordo? Domande? Vedete, abbastanza semplice. Allora, dopodiché risolviamo l'esercizio. Questo l'abbiamo fatto la volta scorsa. Questo pure. Questo ancora non lo sappiamo risolvere. Risolviamo l'esercizio a pagina 30 numero 1. Pagina 30 numero 1. Domanda per il prodotto x è data da p di x uguale 25 meno 0,00, quanti 0 ci sono? 2, 0, 5 p di x più p di y, e sia la curva di offerta data dalla relazione p di x uguale 5 più 0,004 p di x. Determinare prezzo e qualità di equilibrio nell'ipotesi che sia PY uguale 10. Non dobbiamo fare altro che sostituire nella prima relazione, quindi P di X uguale 25 meno 0,005 P di X più 10, cioè uguale a 35 meno 0,005 P di X, e fare l'intersezione tra domanda, questa, ed offerta, questa. Facciamo l'intersezione per calcolare l'equilibrio, quindi uguagliamo le due equazioni che sono già incomodamente scritte, quindi questo deve essere uguale all'offerta, cioè deve essere uguale a 5 più 0,004 qx, da cui qx uguale 30 diviso 0,009. 3 per 9 27, qua dobbiamo solo stare attenti quanti sono gli 0. 3333, sì, periodico evidentemente, quindi qua dobbiamo solo, ci possiamo fermare qui. 3333 PX lo leggiamo da una qualsiasi di queste due relazioni, per esempio dalla seconda, è uguale a 5 più 3333 per 0,004. 3 per 4, 12, 3 per 4, 12, sempre due di porta. Quando viene? 6. 6,33 periodico? No, 18,332. Detto, bisogna stare attenti sugli zeri. 18,3, queste sono la terza cifra significativa. Eh sì. Quindi è pi di x uguale 18,3. Poi ci dice: determinare l'elasticità incrociata tra i due pene x e y nel punto considerato e dire se i pene sono sostituti o complementi. Calcoliamo l'elasticità incrociata epsilon x y uguale a d qx diviso d py per py qx. Attenzione, dobbiamo invertire la prima curva per fare la derivata, e quindi dobbiamo scrivere che qx, la curva di domanda, è uguale a
Dunque 25 diviso 0,005, poi ci sta meno PDX diviso 0,005 più PY diviso 0,005. Lasciamola pure così, ci va bene per quello che ci serve, non dovete fare i calcoli, perché quando andiamo a fare la derivata, questa derivata viene fuori a dQx diviso dPy, quindi a 1 diviso 0,005, e poi nel punto considerato è PY 10 scritto sopra, e Qx l'abbiamo appena calcolato, 3330. Quanto viene? Sì. 0,6 periodico, quant'è? No, 6 è preciso. Prego? 0,6 preciso? Sì. E quindi il bene, i due beni come sono? L'elasticità è maggiore di 0, i due beni sono sostituti. Maggiore di 0, sostituti. L'elasticità incrociata è maggiore di 0 e quindi i due beni sono sostituti. D'accordo? Tenete conto che adesso che guardo gli esercizi, in alcuni esercizi un sinonimo di sostituti non mi pare di averlo mai detto, se no mi sfugge, succedanei. Quindi quando succedanei è un sinonimo di sostituti, quindi quando gli esercizi vi chiede i beni sono succedanei, dire se i beni sono succedanei, non ci spaventiamo, come abbiamo detto, purtroppo in economia capita spesso di avere sinonimi, succedanei non è altro che un sinonimo di sostituto, o arcaico, ma esattamente quello, d'accordo? Quindi in questo caso i due beni sono sostituti. Andiamo avanti e risolviamo. Ah, ritorniamo un passo indietro e risolviamo l'esercizio a pagina 36 numero 1 in sequenza, se no la prossima dimento dove sono arrivato. Ne abbiamo fatti pochi gli esercizi la volta scorsa su Slaski, ne faremo altri anche la volta prossima. Sia uxy uguale x al quadrato y, la funzione integrale di un consumatore, sia pdx uguale a 2, pdy uguale a 1 i prezzi, m uguale a 6 i prezzi. Si consideri ora una variazione del solo prezzo del bene x, determinare quale deve essere il prezzo del bene x affinché l'effetto di sostituzione sia uguale a 1/3. Con riferimento al prezzo determinato, determinare variazione di quantità domandata, effetto reddito, tipologia del bene. Questo vi ricordate, lo ripeto per chi non c'era, volta scorsa, xy, prima retta di bilancio, punto di ottimo, x', seconda retta di bilancio, punto di ottimo, x', retta intermedia, parallela alla retta finale, terzo punto, questo x terzo, da cui delta x uguale x secondo meno x primo uguale x secondo meno x terzo più x terzo meno x primo, delta x sostituzione. D'accordo? Che cosa ci dice questa volta? A differenza dell'altro esercizio, questo è il problema inverso, ci dà l'effetto sostituzione, dobbiamo calcolare il prezzo. Questo qua è il P'X, dobbiamo calcolare P'X.
Bene, iniziamo a calcolare x primo, che conosciamo. Abbiamo tutti i dati, il solito sistema generico, più 1 x1 più 2 x2, d1 su p2 uguale d1 su dx1, d1 su dx2. Risolviamolo nel primo punto e verrà fuori il reddito 6 uguale px1 2x più 1 per y. 2 diviso 1 uguale du su dx 2xy diviso du su, qua ovviamente ho scritto x1 x2 ma questo è x e y, banalmente, e qua c'è x e qua c'è y evidentemente, e qua c'è p di x, p di y, p di x, e anche qua p di y, cambiano i simboli ma insomma concetto lo stesso. Quindi du su dx 2xy diviso du su dy x al quadrato. Dopodiché qui abbiamo che x è uguale a y, si semplifica tutto, sostituendo qui dentro viene uguale a 2. E questo è x primo. Adesso dobbiamo calcolare x terzo, che è quello che ci serve, perché noi conosciamo l'effetto sostituzione uguale a x terzo meno x primo, quindi quello che dobbiamo calcolare è x terzo. Come si calcola x terzo? In questo sistema i prezzi sono i prezzi finali, quindi p secondo x, il reddito è quello finale, m primo. E vi ricordo che m primo si calcola come m più delta m, cioè come, e delta m vi ricordo che è uguale a x primo delta p di x, quindi uguale a x primo p secondo x meno p primo x. Sostituiamo, delta m quindi è uguale a x primo 2 per l'incognita che non conosciamo questa volta, px secondo meno px primo che è 2, e quindi m primo è uguale al reddito m 6 più delta m, sviluppiamo i prodotti, più 2 px secondo meno 4, cioè uguale a 2 più 2 px secondo. Sostituiamo nel nostro sistema, allora m' 2 più 2 px secondo uguale px secondo x più 1 y, e sotto ci va px secondo diviso 1 uguale du su dx 2xy diviso du su dy x al quadrato. Dunque, che dobbiamo fare? Dobbiamo esprimere tutto in funzione di p di x secondo, che è la nostra incognita. Quindi questo va via con questo, y non ci interessa perché dobbiamo calcolare x, e quindi la facciamo sparire, cioè y è uguale a x px secondo diviso 2. Sostituiamo qui dentro e viene fuori 2 più 2 px secondo uguale px secondo x più x secondo 2. No, attenzione a non fare errori, questa solo qua. E quindi, dunque, vediamo un poco. Abbiamo fatto bene? Proviamo. Px secondo diviso 2, sì, abbiamo messo qui dentro e ci siamo. Quindi a questo punto qui possiamo levare il 2 e metterlo qua, qui mettere 4 e qui mettere 4, e dopodiché viene fuori che questo 2px secondo diventa 3
x più x secondo, e quindi verrà fuori che finalmente x sarà uguale a 4 più 4 px secondo diviso 3 px secondo, se non abbiamo fatto errori. E questo qua dovrebbe essere x secondo, anzi x terzo, x terzo. Scriviamo qui, uguale a 4 più 4 px secondo diviso 3 px secondo. Sostituiamo qui dentro, perché noi abbiamo l'effetto sostituzione, e un dato del problema viene uguale a un terzo, quindi un terzo uguale a delta x con s sarà uguale a x terzo 4 più 4 px secondo terzi meno x primo, quindi meno 2, quindi leviamo il 3, leviamo il 3, ci mettiamo sempre 2, 6, e quindi viene fuori che px secondo è uguale a 3 quarti, questo è meno 2, passa all'altra parte, diviso 4, 3 quarti, px secondo uguale 3 quarti o 4 terzi, px secondo, no, 3 quarti, 3 quarti, d'accordo? Il che significa, sostituiamo qui dentro, che x terzo sarà uguale a 4 più 3 quarti, 7, scriviamola, 4 più 4 per 3 quarti, diviso 3 per 3 quarti. E quindi questo e questo vanno via e viene 7 diviso 7 per 4 diviso 9. Però mi stanno venendo numeri un po' strani, di aver sbagliato qualcosa, non so cosa. Prego. 4 più 4 più x quadro verso 3 più x. Dove? Qua? Secondo, sì, primo. Al denominatore 3 più x secondo. Non ho capito, chiedo scusa. Al denominatore manca px secondo. Qua px secondo? Ha ragione, sì. Sì, sì, ecco dove non mi trovavo. Allora, questo non serve, infatti mi venivano numeri poco credibili. Allora questo lo devo cancellare e questo rimane in 2, esattamente così. Delta x, ho dimenticato quello, grazie, 4 più 4 px secondo diviso 3 px secondo più 2. Ok, adesso ci sono, quindi qui facciamo i passaggi e viene fuori un terzo uguale a 4 più 4 x secondo meno 6 x secondo diviso 3 x secondo, e a questo punto posso eliminare il 3, 3 e 3, questo non mi serve perché è sbagliato, tutta questa roba qui non mi serve. Posso scrivere che px secondo è uguale a 4 meno 2 px secondo, da cui viene fuori che px secondo è uguale, che viene lo stesso numero possibile. Allora, quella era 3 quarti, è così prima? 4 terzi, sì, adesso sì. 4 terzi, adesso mi ci ritrovo, non lo ragionevo. 4 terzi. D'accordo?
quindi pix secondo uguale 4 terzi. Sostituiamo qui dentro, questo è uguale a 4 più 4 per 4 terzi diviso 3 per 4 terzi, da cui questa volta 3 e 3 vanno via, il 4 va via con questo che è 1 e va via con questo che è 1, quindi il denominatore è andato via completamente e qua viene uguale a 7 terzi. X terzo è uguale a 7 terzi, d'accordo? Allora, calcoliamo X secondo, che è quello che mi serve. Devo risolvere il sistema e nel sistema ci devo mettere il reddito vero per calcolare X secondo e il prezzo finale. Quindi il sistema che risolverò sarà 6 uguale PIX secondo, che abbiamo detto essere 4 terzi, prezzo finale per X più PY che 1 per Y, e poi sotto ci va 4 terzi diviso 1, quindi 4 terzi uguale DU su DX, 2XY diviso DU su DY, X al quadrato. E quindi il 2 va via col 4 che diventa 2, questo va via con questo, come al solito y non ci interessa, e quindi lo levo e viene fuori y uguale 2 terzi x. Sostituisco sopra e viene fuori 4 terzi più 2 terzi, 6 terzi, quindi uguale 4 terzi x più 2 terzi x, quindi 6 terzi x, quindi 2x, da cui x uguale 3. E questo è x secondo uguale 3. Allora, possiamo rispondere a tutte le domande. La variazione complessiva delta x uguale x secondo meno x primo è uguale a 3 meno 2 è uguale a 1. L'effetto reddito delta x reddito è uguale a x secondo 3 meno x terzo meno 7 terzi è uguale a 2 terzi, e ci troviamo con l'effetto sostituzione. E infine, qual è la tipologia del bene? Dunque, vediamo, il prezzo passa da 2 a 4 terzi, quindi il prezzo diminuisce, delta PIX minore di 0, minore di 0, e a fronte di questo abbiamo un effetto reddito, delta X sostituzione maggiore di 0 e delta X reddito maggiore di 0. Tutti e due discordi, e quindi il bene è ordinario, normale, un bene ordinario, normale, d'accordo? Bene ordinario, normale. Abbiamo 10 minuti per fare un ultimo esercizio. Facciamo l'esercizio a pagina 31, numero 2. Prendo un esercizio in più. Pagina 31, numero 2. Nel 1999 nell'Unione Europea era la seguente: QD uguale 450 meno
50 pb più 10 p più 25 pf, dove il pb è il prezzo della carne, vista per il pif, perciò il pb, questo sarà preso da un libro inglese, i è il reddito, giusto per in cultura in camma, questo è il reddito, perciò c'è la i, e pf è il prezzo del pesce, che ovviamente è fish. L'offerta di carne era QS, Q supply, uguale 600 pb meno 300, per pb maggiore di 0,50, altrimenti è QS uguale a 0. Questo non deve stupire, vedete che l'offerta è sempre espressa in questo modo. C'è un prezzo oltre il quale si offre, un prezzo sotto il quale non si offre nulla, prezzo limite, vedremo poi come verrà determinato. Allora, se il reddito del 99 era 50 euro, I uguale 50, il prezzo del pesce era 2 euro, PF uguale 2, quanta carne è stata venduta e prodotta e a che prezzo? Cosa dobbiamo fare? Sostituire, equilibrio. Quindi facciamo prima la sostituzione qui dentro, QD uguale 450 meno 50 PB più 10I, quindi più 10 per 50 più 25 PF più 25 per 2. Dunque questo è 10 per 50, 500, 25 per 2, 50, 4 e 50 e 50, 500, 500 e 500, 1000. Quindi questo è 1000 meno 50 pb. Dopodiché facciamo l'equilibrio, questo è QD che deve essere uguale a QS, e QS è uguale a 600 pb meno 300, 600 pb meno 300, da cui PB è uguale a 1300 diviso 650, cioè uguale a 2. QD è uguale a QS, leggiamolo da uno qualsiasi delle due curve, per esempio da questa 900. D'accordo? Quindi l'equilibrio è 2,900. Domande? Calcolare l'elasticità della domanda di carne rispetto al prezzo, al reddito e al prezzo del pesce. L'elasticità dell'offerta nel punto di equilibrio. Nel caso specifico il pesce e la carne sono succedani, complementari o indipendenti, ecco, vedete, uscito fuori succedani. Dobbiamo calcolare le tre elasticità. Cominciamo da Epsilon rispetto al prezzo della carne, IB. In questo caso è meno DQD su DPB per PB. QD. Questo è l'unico caso in cui ci vuole il segno negativo. Questa è l'elasticità della domanda di carne, attenzione a non farsi confondere dei singoli, rispetto al suo prezzo, al prezzo della carne. Facciamo la derivata, quanto fa la derivata parziale di DQD rispetto a PB? Meno quanto fa? Meno 50, attenzione ai segni. PB nel punto di equilibrio è 2. QD nel punto di equilibrio è 900. E questo è un nono. Poi abbiamo epsilon rispetto al reddito in camma, questa volta segno positivo, DQD su DI per I diviso QD. Quanto è DQD rispetto a DI? 10. Il reddito nel punto di equilibrio quant'è? 50. QD nel punto di equilibrio quant'è? 900. E questo è un nono. E infine
epsilon incrociato, quindi epsilon carne pesce, beef fish, è uguale a dQD su dPF per PF diviso QD. Quando è dQD diviso dPF? Cioè quando è la derivata della quantità della domanda di carne rispetto al prezzo del pesce? 25, non ci vuole il segno meno. 25, quanto è il prezzo del pesce? 2 diviso la quantità di equilibrio, che è 900, e questo è un diciottesimo. Ah, per la verità l'esercizio chiede anche di calcolare l'elasticità dell'offerta rispetto al prezzo della carne nel punto di equilibrio, e quindi dobbiamo calcolare epsilon dell'offerta, quindi epsilon supply, che è uguale a dQS, anche questa vuole il segno positivo, eh? Tutte le elasticità vogliono sempre il segno positivo, ad eccezione di quella della domanda rispetto al suo prezzo. Questa è l'offerta, quindi anche se rispetto al suo prezzo vuole il segno positivo. Non deve stupire, perché l'offerta è inclinata positivamente, quindi non ci sarebbe neanche ragione per metterci il segno negativo. Quindi dQS diviso dPB, anzi in questo caso per essere precisi possiamo anche metterci la derivata totale, perché c'è una sola variabile, quindi dQS diviso dPB per PB dQS. Quanto è dQS diviso dPB? 600. Poi abbiamo PB che è 2, e poi abbiamo QS che è uguale a QD che è uguale a 900. E questo è uguale a 4 terzi. D'accordo? Vi trovate? Sì, la seconda elasticità è 5 noni, perché 500 diviso 900. Sì, 5 noni, chiedo scusa, sì. 5 noni, grazie. 5 noni. D'accordo? Questo è 1200 diviso 900, quindi 4 terzi. Dopodiché, nel caso specifico, il pesce e la carne sono beni succedani, complementari o indipendenti? Risposta? Elasticità maggiore di 0 e quindi succedanei. D'accordo? Abbiamo finito e faremo altri esercizi martedì.